ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Anche una scortatissima Giorgia Meloni e Alvini Italy in visita allo spazio Abruzzo per brindare nell'area dell'Enoteca regionale, oltre che al prestigioso riconoscimento assegnato dalla rivista Wine Enthusiast come regione dei vini dell'anno, anche agli ottimi risultati conseguiti dalle aziende del territorio per l'export, con un fatturato record di 229 milioni nel 2022, in particolare grazie ai mercati tedeschi e statunitensi, con una crescita rispetto all'anno precedente superiore all'8%. Il vino abruzzese è sempre più apprezzato, in questi giorni è passato praticamente mezzo governo, ma al di là di questo sono passati centinaia e se non migliaia di operatori che stanno acquistando il nostro vino, lo stanno apprezzando e lo diffondono in tutto il mondo, e nei mercati europei, nordamericani, insomma. È una grande crescita quella che sta vivendo il vino abruzzese. Io continuo a dire e sono convinto che c'è ancora un grande potenziale di crescita per il nostro vino, e quindi ringrazio anche tutti gli imprenditori, gli operatori, i nostri produttori che stanno facendo un grande sforzo per mettere insieme le forze. Quest'anno con il riordino delle denominazioni e dal prossimo anno con la nuova anche denominazione DOC, la Casauria, che farà il suo esordio nel mercato, il vino abruzzese si presenterà ancora più forte e ancora più capace di colpire l'immaginario, i gusti e il palato dei nostri amatori. Per finire, un assaggio anche di campagna elettorale e il rinnovo in pectore da parte della Premier per il presidente della regione Marsiglio, che, dice la Meloni, potrà essere ricandidato alle ormai prossime elezioni regionali se lo vorrà. Il presidente Marsiglio si ricandiderà?